Grazie, grazie alla collega Morghese. E preliminarmente è d'obbligo ringraziare, ma non è un ringraziamento fatto così, ma è sincero, sia il Presidente della Camera, Luigi D'Ambrosio, che ovviamente tutto il Consiglio direttivo, per aver, come dire, organizzato questo primo incontro e ovviamente gli altri che seguiranno. Mi è piaciuta molto l'impostazione data a questo tipo di incontri, no? Io mi sono appuntato, no? Letture ragionate. Ed è quello che io vorrei fare con voi, seguendo lo schema già avviato dalla collega, che ovviamente ha detto già moltissime cose. Io vorrei impostare questo mio incontro in modo tale da poter anche però condividere con voi alcuni documenti. Quindi io tra un po' visualizzerò delle normative perché è meglio seguire alcuni passaggi insieme. Io ho una impostazione un po' diversa in questo senso, cioè io farei un passo indietro, ma che ci serve necessariamente per risolvere, secondo me, i problemi. Ovviamente noi partiamo da delle adunanze plenarie. Le adunanze plenarie, è inutile, noi siamo tutti avvocati, sappiamo bene che le sentenze risolvono casi concreti. Difficile pensare che il caso concreto possa poi elevarsi se non in casi particolari a principio generale. Quindi è chiaro che le adunanze plenarie ovviamente hanno un rilievo di principio di diritto, per quanto il principio di diritto voi sapete bene che comunque non vincola particolarmente gli stessi giudici e difatti c'è qualche sentenza anche successiva che, come dire, prende un po' le distanze nei limiti in quello che noi adesso vedremo. Secondo me il problema di fondo qui è, pur meritoriamente, perché ha detto bene la collega, cioè l'adunanza plenaria, tutto sommato, le adunanze plenarie, il Consiglio di Stato, innanzitutto è chiaro che si pronunciano quando c'è un contrasto, quindi vuol dire che tutte le sentenze dell'adunanza plenaria presuppongono un contrasto giurisprudenziale. Che parte da che cosa? Parte dal fatto che le normative sono scritte male. Ora, è chiaro che avendo noi una normazione carente, non coordinata, lo dice anche l'adunanza plenaria numero 10, cioè oggettivamente le norme sono scritte male, lo dice la stessa adunanza plenaria, noi abbiamo un problema interpretativo, un problema di coordinamento e il Consiglio di Stato da par suo risolve tutta una serie di problematiche. Io poi affronterò con voi non solo una parte sotto il rilievo processuale della numero 10, però io affronterò anche con voi il tema dell'adunanza plenaria numero 19, che si pronuncia per esempio anche sui poteri del giudice ordinario e per esempio arriva a dire che un principio assolutamente pacifico, secondo me corretto, cioè afferma l'adunanza plenaria numero 19. Poi, ripeto, questa è una specie di lunga premessa alla quale seguirà un'analisi puntuale e visuale, vi farò vedere i vari documenti. E dicevo, l'adunanza numero 19 arriva a dire che le acquisizioni documentali nel processo civile non esauriscono, anzi, sono assolutamente, non escludono l'accesso ai sensi del 241. Quindi anche in presenza di un'eventuale, come dire, mancata richiesta di acquisizione documentale, c'è cioè l'analisi dei vari strumenti processuali del codice di procedura civile, dal 210 soprattutto al 213 CPC, il Consiglio di Stato ritiene, io ritengo a ragione, che il diritto di accesso, o comunque l'accesso civico, ma in particolar modo si parlava dell'accesso documentale in via esclusiva, sia comunque consentito. Quindi, anche in pendenza di un giudizio civile, sia nel diritto di famiglia, ma più in generale qualunque giudizio civile, l'interessato possa attivare una richiesta di accesso. Questa è la parte che direi abbastanza semplice e convincente. Ho qualche perplessità su un punto. Se il giudice civile ha espressamente negato l'acquisizione documentale, ecco, il Consiglio di Stato liquida con un rigo, dice anche se il giudice non è d'accordo. Però se noi abbiamo in un processo civile un giudice che nega espressamente l'acquisizione documentale,
Poi io gli stessi documenti li acquisisco pacificamente con la 241. Ecco, io credo che questo tipo di profilo, per quanto risolto benissimo dalla dell'adunanza plenaria, forse meriterebbe un approfondimento anche di natura normativa. Cioè, io credo che il legislatore ha tutte ormai le carte in mano per poter mettere appunto un punto finale a queste questioni interpretative che nascono da un problema. E quindi questo è il passo indietro che vi ho, come dire, promesso, ma sempre in chiave di ragionamento, cosa che ci invita questo incontro, un ragionamento sul diritto di accesso. Vedete, noi abbiamo un problema, ed ecco perché io ritengo che non sia erronea la conclusione dell'adunanza plenaria. Certo, poi a guardar bene, ma lo anticipava la collega Morgese, e secondo me anche significativo, l'adunanza plenaria numero 10 però alla fine nega il diritto all'interessato, glielo nega e parte dal presupposto scontato che ha un diritto di accesso di cui al 241. Quindi alla fine tutto il ragionamento sull'accesso civico è un po', come dire, un ragionamento. Sì, logico, ma alla fine tutto il corpo del testo dell'adunanza plenaria ammette che l'interesse strumentale, l'interesse a far decadere la giudicazione, il subentro del secondo rispetto al primo, questi sono interessi qualificati di cui all'articolo 22 della 241, non è certo accesso civico. Quindi il problema io lo vorrei prospettare in maniera diversa. Dove sta l'errore di fondo? Ed è secondo me il punto nodale. Capire in realtà quali sono gli atti ulteriori che, secondo l'articolo 5,2 del 33-2013, sono accessibili con l'accesso civico. Perché il problema di fondo è quello. Cioè, noi abbiamo oggi, e questo il Consiglio di Stato, guardate, lo ha chiarito, ma per chi come noi che facciamo questo mestiere di avvocati e non solo, per chi come noi studia questa materia, sa bene che c'è su questo argomento linee guida dell'ANAC, circolari della funzione pubblica dalla 2 del 2017 alla 1 del 2019, plurime sentenze, una serie di pareri e di provvedimenti dell'autorità garante del trattamento per i dati personali, garante della privacy. Cioè c'è come dire, i piani nazionali anticorruzione. Ogni anno ormai, voi sapete tutti, questa è una materia molto interessante che tutti conoscono, i PNA, i piani nazionali anticorruzione che lo Stato ogni anno fa mediante l'ANAC, che sono obbligatori per tutte le pubbliche amministrazioni, impongono nel settore specifico, anche nei piani triennali di prevenzione della corruzione di tutte le amministrazioni, un focus specifico sulla trasparenza e sull'accesso. Quindi, come dire, il percorso è avviato da molti anni ed è assolutamente pacifico. Qual è il punto debole di tutto questo? E vorrei condividere con voi le disposizioni normative. Il punto fondamentale, secondo me, è partire da questo presupposto. Esistono due diritti. Esiste il diritto di accesso 241 ed esiste il diritto di accesso civico. Questo è ormai indiscutibile. Chi prova a negarlo si confronta con una normativa che è chiara, perché lo stesso 33-2013, è ovvio che io parlo in generale del testo unico sulla trasparenza, il decreto legislativo 33-2013, ma è evidente che ne parlo nel testo vigente oggi, aggiornato al Freedom of Information Act dopo il 97-2016, quello che ha introdotto sostanzialmente l'accesso civico generalizzato. Ma in ogni caso, quindi dal 2016 che esiste questo dualismo, il legislatore nel 2016, quando è intervenuto, sapeva bene quali erano le normative in campo, ivi comprese quelle del codice degli appalti. E quindi ho qualche perplessità su qualche valutazione del Consiglio di Stato, ma ripeto, questo lo riserverò per dopo. Però voglio fare appunto, come vi ho detto, questa premessa di carattere metodologico che mi sembra fondamentale per risolvere il punto. Cioè, coesistono i due diritti, non c'è dubbio, e su questo non c'è discussione. Esiste il diritto di accesso ed esiste il diritto di accesso civico generalizzato. Togliamo per un momento
il diritto di accesso, quello che poi non è altro, l'accesso civico, quello semplice, non è altro che il diritto di chiedere la pubblicazione di atti che debbano essere pubblicati obbligatoriamente, questo diciamo lo mettiamo da parte. Bene, qual è il punto nodale? Ed è su questo che la giurisprudenza non fa chiarezza e nessuno fa chiarezza. Quali sono gli atti oggetto di accesso civico? Perché se noi non capiamo quali sono gli atti oggetto di accesso civico, che sono naturalmente diversi da quelli dell'accesso civico generalizzato e da quelli del 241, secondo me non riusciamo a risolvere e rimaniamo sospesi in questo dubbio che non trova assolutamente nessun punto di ricaduta certa. Perché dico questo? Vedete, vediamo se riesco a condividere con voi le norme, dovrei riuscirci. Vediamo un attimo se riesco a avevo prima il modo di non riesco più a condividere lo schermo. Mi è sparito la condivisione dello schermo. Vabbè, allora, vabbè, in attesa di trovare il modo di farvi vedere le disposizioni, avevo prima. Ah, eccolo, l'ho trovato. Perfetto. Dovrei poter condividere. Eccolo. Voi dovreste poter vedere adesso il mio schermo. Allora, partiamo. Qual è il punto nodale? Vedete, questo è l'articolo 1 della legge, del decreto legislativo 33. Allora, qui che cosa si dice? Che la trasparenza e accessibilità ai documenti detenuti delle pubbliche amministrazioni per favorire forme diffuse di controllo e l'utilizzo delle risorse pubbliche. Quindi noi abbiamo l'accesso civico generalizzato che nasce, come tutti noi ben sappiamo, come strumento per il controllo e la verifica dell'utilizzo delle risorse pubbliche. Ma la 241 nel 24,3 che è in vigore dice che non è ammissibile un'istanza di accesso preordinata al controllo generalizzato. Quindi noi abbiamo due disposizioni normative che dicono due cose contrastanti tra di loro. Allora, o il legislatore non lo sapeva, il che è improbabile, direi che lo escludo, oppure c'è qualcosa che bisogna chiarire ed è questo. Se noi andiamo all'articolo 5 del punto nodale, secondo me, questo è il vero punto da risolvere. Vedete? A che cosa si deve puntare? A che cosa mira l'accesso civico generalizzato? Vedete? Ha diritto, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione. Allora, ecco perché ho qualche perplessità nello sviluppo di alcune adunanze plenarie. Perché il punto fondamentale da chiarire è che l'accesso civico non è, come in alcune sentenze noi purtroppo leggiamo, tutto a tutti in maniera indiscriminata. Perché diversamente il legislatore avrebbe abrogato la 241 del 90. Allora noi dobbiamo, prima ancora, poi siamo d'accordo, esistono entrambi e non c'è dubbio. Però attenzione, il problema non è sulla qualità dell'interesse, ma è sul documento. Perché ci sono documenti ai quali si accede solo in presenza di un interesse qualificato e ci sono documenti ai quali, quelli ulteriori, che sono una cosa diversa, ai quali può accedere chiunque. Allora, vedete, accedere a documenti ulteriori. Per accedere a documenti ulteriori può accedere chiunque senza avere un interesse. E infatti l'istanza, come tutti noi ben sappiamo, non è motivata. Mentre l'accesso 241 ha necessariamente la necessità di avere una forte motivazione. Tanto è vero che l'adunanza plenaria numero 10 nega l'accesso, da parte poi alla fine nega il diritto del richiedente, in quanto dice tu non hai specificato perché lo vuoi vedere, il tuo è un accesso a fini esplorativi.
Alla fine, vedete, ecco la contraddittorietà, secondo me. Poi è chiaro, l'adunanza plenaria ha l'ultima parola e, come dire, nessuno si permette, però perché l'adunanza plenaria dice tu però non hai un interesse, non hai spiegato, tu non devi spiegare, l'accesso civico è senza motivazione. Allora, il problema qual è? Ed è qui il punto sul quale io vorrei partire per, come dire, chiarire bene la, secondo me, oggettiva separazione delle due disposizioni normative. Ci sono, per il legislatore, ad oggi, due settori. Ci sono documenti ai quali si accede solo ed esclusivamente sulla base di un interesse qualificato. Ci sono documenti ai quali si può accedere, chiunque può accedere. Il problema quindi è andare a verificare che cosa significa documenti ulteriori. Perché se noi riteniamo, come fanno alcune sentenze, vi farò vedere, dove il TAR, io trovo assurdo, c'è una sentenza del TAR Lazio di 10 giorni fa che dice: ti nego il diritto di accesso ai sensi della 241, non hai un interesse qualificato, fai l'istanza di accesso civico. Beh, che ragione, che cosa può mai significare una cosa del genere? È scritto così, però. Ti nego, cioè non hai l'interesse qualificato, però fai un'istanza di accesso civico senza motivazione che ti dovrebbe essere accolta. Non ha alcun senso. Allora, l'unico senso per poter dare, per far capire, per far sopravvivere queste due normative insieme, è quello di comprendere che noi abbiamo provvedimenti che sono, secondo me, ma lo dirò perché, sono documenti assolutamente riservati all'accesso esclusivamente mediante la 241-90 e ci sono documenti ulteriori che sono invece accessibili a chiunque senza motivazione. Questo tentativo in alcune pronunce del Consiglio di Stato e dei TAR di rendere tutto accessibile a chiunque si scontra, secondo me, con il dato normativo, con la logica e soprattutto con gli altri principi che l'ordinamento detta. Perché quando noi poi andiamo alle esclusioni di cui al 5 bis del 33-2013, che vedremo in un secondo momento, noi ci accorgiamo di che cosa? Ci accorgiamo che in realtà il legislatore conferma l'accesso dal 241, i limiti dell'accesso dal 241 e quindi, come dire, distingue, secondo me, la qualità del provvedimento amministrativo. Poi dite, ma questo lo dici tu? No, non lo dico io. Allora vi faccio vedere, guardate qui. Accesso civico, gli elaborati scritti e i curricula di un concorso pubblico. Guardate, indovinate di chi è questo provvedimento? Del garante per la protezione dei dati personali, il quale dice non si devono dare, nega l'accesso civico agli elaborati scritti e i curriculum dei candidati ad un concorso pubblico, nonché dei verbali di correzione e degli elaborati. La stessa cosa avviene con il successivo provvedimento, dove il garante sanziona un comune che ha diffuso, guardate, i documenti legati ad un concorso pubblico dove aveva pubblicato i nominativi dei soggetti ammessi alle prove del concorso e i punteggi delle prove scritte di non ammissione e quant'altro. Guardate, dice che l'unico atto che deve essere pubblicato sono le graduatorie definitive dei vincitori. Mentre, guardate, gli esiti delle prove o dei dati personali dei non vincitori non ammessi è vietato la pubblicazione, l'ostensione. Allora, ancora oggi, come dire, il garante della privacy, l'ANAC, tutti i soggetti che si occupano di questa materia ritengono che in realtà non ci possa essere una sovrapposizione tra queste due normative. Allora, secondo me, dobbiamo capire qual è il dato ulteriore oggetto di pubblicazione, un dato ulteriore ammissibile con l'accesso civico è quello della 241 per il quale sottostà un interesse qualificato. Allora,
Se il garante, ma ripeto, questo direi che salvo alcune sentenze che dicono il contrario, perché poi è evidente che la giurisprudenza, come dire, una sentenza favorevole o parzialmente favorevole la troviamo sempre. Però al di là della singola sentenza che poi risolve il caso concreto, possiamo sostenere con sincerità tra di noi che un elaborato scritto di un concorso sia accessibile con l'accesso civico? Io direi proprio di no, però ci sono sentenze che, come dire, invece ritengono che questo sia possibile, ritengono che di... Allora, ecco, vedete su che cosa noi siamo, secondo me, deboli, cioè nel comprendere qual è che cos'è l'accesso civico. Qual è il documento oggetto di accesso civico? Io, per curiosità, spero che voi lo vediate, sono andato a vedere sul Dipartimento della Funzione Pubblica, sulle domande sull'accesso civico, quali sono i dati ulteriori per la funzione pubblica. Guardate, elaborazioni di dati e informazioni obbligatori a titolo esemplificativo, dati sulle tipologie di spese, dati sulle fatture, i mandati, il sistema della responsabilità, cioè questo è il concetto per il legislatore nel 2016 e soprattutto ancora oggi per i soggetti che si occupano di accesso civico generalizzato, l'idea di che cosa sia un documento ulteriore. I documenti ulteriori non sono tutti gli atti dei procedimenti amministrativi. C'è una sentenza del TAR di Bari recentissima sulla quale, come dire, le sentenze si rispettano e quindi attenzione, nessuno contesta nulla, però in questa sentenza recentissima, che adesso vi faccio vedere, è una sentenza del 13 novembre, guardate che atti vengono consentiti, ovviamente sono fuori. Sono stati tolti tutti i riferimenti. Guardate che cosa viene dato come accesso civico: le autorizzazioni, le note degli avvocati, i permessi, i documenti, istanze, tavole, relazioni tecniche, i pareri. Ecco, tutto questo viene consentito secondo il TAR con l'accesso civico. Ora, io credo che questo non sia giusto, cioè nell'ottica di sistema l'adunanza plenaria non dice questo. Allora, noi riconduciamo a sistema il 33 e la 241 e comprendiamo bene la giurisprudenza del giudice amministrativo, se noi cerchiamo di comprendere quando vale il procedimento civico e quando vale l'accesso della 241. Quindi, secondo me, la distinzione vera va fatta sulla base dei documenti accessibili. Del resto, mi permetto di segnalarvi questo ulteriore elemento. Questo è il decreto legislativo 33 prima della riforma. Questo, spero di essere chiaro, ovviamente poi sono ben accette, come diceva la collega e lo diceva anche il Presidente, eventuali vostre interventi o domande, vi faccio vedere che cosa diceva. Questi sono i provvedimenti amministrativi per i quali c'era l'obbligo di pubblicazione. Questo è il 33-2013. Guardate che cosa era previsto. Andavano pubblicati gli elenchi. No, perché se non conosce le norme, colleghi, le norme bisogna guardarle e tutti le dovrebbero guardare. Allora, le amministrazioni dovevano pubblicare gli elenchi dei provvedimenti, con particolare riferimento autorizzazioni e concessioni, scelta del contraente, concorsi e prove selettive e poi gli accordi della 241. Bene, la lettera A e la lettera C sono state abrogate nel 2016. Oggi il testo normativo dell'articolo 23, diciamo, nel testo vigente, che quindi è quello che noi, scusate, cerco di farlo vedere
a tutti, quello che noi vediamo applicabile oggi a tutti è questo. Ed è importante secondo me per una ragione, perché non sono più provvedimenti che vanno obbligatoriamente pubblicati, se no il legislatore, non lo so, allora quello che scrive il legislatore non ha senso. Guardate oggi che cosa deve essere pubblicato obbligatoriamente. I provvedimenti di scelta del contraente, gli accordi, non ci sono più autorizzazioni e concessioni. Allora, già questo ci dovrebbe, e la stessa cosa la possiamo vedere poi nell'articolo 27, forse il Consiglio di Stato nella adunanza plenaria ha, come dire, come dire, ha un po' anche omesso, un po' dimenticato negli obblighi di pubblicazione. Poi, scusate, la norma è l'altra, adesso ve la faccio vedere, quella sugli appalti pubblici, è il 37, vedete, l'obbligo di pubblicazione e prevede i settori speciali e c'è, come dire, l'obbligo di pubblicazione che è riferito a tutti gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione del 50-2016 e l'articolo 9 bis, va bene, le pubbliche amministrazioni, tutti i dati previsti dalla norma sull'anticorruzione. Allora, oggi, se il quadro normativo è questo, cioè se il legislatore ci dice, anche il 33, ci dice che toglie la pubblicazione obbligatoria dei provvedimenti autorizzatori e concessori, non sono più obbligatoriamente pubblicabili. E allora, quali sono i provvedimenti ulteriori? Forse sono proprio questi. Cioè, allora, il concetto di provvedimento ulteriore, oggetto di accesso civico, non è il provvedimento all'interno, il procedimento, l'atto endoprocedimentale. Secondo me il legislatore ha costruito un sistema in base al quale il provvedimento terminale è accessibile pacificamente, o perché viene pubblicato o con l'accesso civico generalizzato, ma gli atti interni del procedimento, gli atti interni, le istanze, le domande, i curricula, le prove scritte, i contratti di locazione, come si può ritenere, come per esempio fa il TAR Puglia o altre sentenze similari, che un contratto di locazione tra privati all'interno, solo perché all'interno di un procedimento di rilascio di un permesso, sia ostensibile al quisque de populo, cosa che è stato deciso. Cioè, io credo che la lettura del sistema, letta seriamente, serenamente, comprensiva dell'ANAC, dei piani nazionali anticorruzione, cioè il disegno del legislatore non era quello, quantomeno non è espresso, che attraverso un, come dire, accesso civico generalizzato noi possiamo vedere tutto quello che è all'interno di un procedimento. Pensate a un concorso pubblico. Per me non è assolutamente in questo modo. E allora la lettura da dare alle adunanze plenarie, alle sentenze, qual è? Poi, ripeto, ogni pronuncia risolve il caso concreto, perché poi, vedete, e qui io per non tirarla troppo per le lunghe, anche se ho iniziato non da molto, però accogliendo l'istanza del Presidente, forse conviene interrompere qualche minuto e poi riprendiamo, sono le 4:10. L'attenzione fisiologicamente cala dopo un po' di tempo a sentire queste cose. Però io ritengo che bisognerebbe guardare al sistema le disposizioni normative e probabilmente, come dire, vedere in concreto quali sono gli atti accessibili. Non lo sono tutti. Se no non si spiega, vedete, lo ricordava la collega. E si è riespansa, c'è una famosa adunanza plenaria del 2006, la numero 6 del 2006, che occupandosi di una serie di questioni processuali, sulle quali poi tornerò nel prosieguo, aveva confermato e oggi è ritornato il divieto di riproposizione dell'istanza di accesso.
Cioè l'azione tu la puoi fare solo se contro il primo silenzio. Ma se l'istanza tu la reiteri, l'istanza è il provvedimento di diniego e confermativo. Come dice l'adunanza plenaria, se no l'amministrazione è obbligata a ripetere le stesse cose 50 volte. E quindi la giurisprudenza è ritornata verso un generale diniego di azione, di legittimazione, laddove tu non hai impugnato la prima istanza di accesso agli atti, il diniego rispetto alla prima istanza di accesso agli atti. Beh, e allora che senso ha poi che io faccio l'accesso civico? Faccio l'accesso civico e quella è un'altra cosa ed è ammissibile. C'è qualcosa che non può funzionare, non quadra. Allora, il problema di fondo, secondo me, per comprendere bene e comprendere e tornare quindi, poi su questo torniamo, che quali siano i provvedimenti ulteriori. Per me non c'è una contaminazione, non ci può essere contaminazione, perché i provvedimenti ulteriori non sono tutti, perché se fossero tutti non ci sarebbe più la 241. Non ha nessun senso giuridicamente, dal mio punto di vista, dire non puoi accedere perché non hai un interesse qualificato, fai l'accesso civico. È una cosa che non ha alcun senso giuridico. Dopodiché, nel caso concreto, per esempio, l'adunanza plenaria fa una riflessione giusta e dice, però, anche se fosse accesso civico, tu però con l'accesso civico non puoi ottenere il documento per provare qualcosa, ma devi dare tu le indicazioni perché, come dire, no, l'adunanza penale dice, però tu non puoi avere una legittimazione generalizzata. L'adunanza penale numero 10 dice giustamente, come ricordava anche la collega Morgese, non puoi utilizzare, se no diventa esplorativo. Allora, anche questo ragionamento. Non puoi fare l'esplorazione per scoprire. Questo testimonia proprio quella sensibilità che vi dicevo prima. E perché il dato non è accessibile diversamente all'accesso alla 241. Perché l'accesso, diciamo, generalizzato è fatto proprio per controllare, per verificare, per esplorare. E quindi il Consiglio di Stato cerca di barcamenarsi, cerca di trovare, ma utilizza categorie che non possono valere per l'accesso civico generalizzato. Perché concludo e poi questo punto di domanda lo riprendo dopo. L'accesso civico generalizzato non è motivato. Allora io voglio capire, io voglio, come dire, massimo rispetto per tutti e massimo rispetto per la magistratura. Questo non si discute. Ma se non è motivato, mi spiegate voi sulla base di quale criterio l'amministrazione può valutare se la domanda dell'accesso ha carattere esplorativo o no? Se non è motivata, di cosa stiamo parlando? Allora, io sono dell'opinione che ci sia una, come dire, non conoscenza, perché questo non mi posso permettere di dirlo. Però quando si affermano, si affrontano determinati temi, si guardano senza vedere l'insieme delle disposizioni normative. Stessa cosa, lo vedremo tra un po', come supera il problema. Vedete, il Consiglio di Stato nell'adunanza plenaria, ma adesso basta dire tra un po', perché sennò continuo a parlare e non mi fermo mai. L'adunanza plenaria che cosa dice? Dice, vabbè, è vero che l'articolo 5 bis dice fatti salve le norme di settore. Guarda caso, l'articolo 53 del codice degli appalti è certamente una norma di settore. E però in quel caso dice, vabbè, però per gli altri casi sì, per gli appalti no. E chi lo dice? Perché? Allora, se, perché noi non dobbiamo considerare se il legislatore nazionale nel 2016 e le successive modifiche ha detto sia nell'articolo 37, attenzione, che non viene citato dall'adunanza plenaria, sia nell'articolo 5 bis, dice, per quanto riguarda la disciplina degli appalti pubblici, si seguono le regole dell'articolo 53 e l'articolo 53, in maniera consapevole,
Perché è vero che nel 2016, ma è stato modificato il codice degli appalti, direi innumerevoli volte fino ad oggi. Se lì c'è scritto che si applica la 241, il legislatore che cosa voleva dire? Che si applicano le regole relative all'accesso qualificato con l'interesse qualificato. Allora, come superiamo questo chiara volontà del legislatore? Attraverso quello che è il passepartout, che si utilizza quando si vuole, la lettura costituzionalmente orientata, che però fa il giudice, legittima o meno. Allora, ecco perché al di là del singolo commento, e quindi concludo questa volta veramente, accedendo alla, come dire, all'invito alla pausa che adesso faccio immediatamente. Però, secondo me, dobbiamo comprendere tutti, perché poi questo c'è il riflesso dell'avvocato, perché però, chiave professionale, la facciamo una richiesta di accesso civico? La facciamo una richiesta di accesso 241? A questo punto, cosa dice l'adunanza plenaria? E secondo me non è, come dire, certo, risolve tutto, perché dice no, se tu fai solo 241, l'amministrazione non può convertirla. E viceversa. Allora oggi qual è la soluzione più semplice? Facciamo richieste ai sensi di tutte le norme possibili, tanto in qualche modo se la dovranno guardare. Ma può funzionare un sistema così? Per me è un modo per aggirare le regole e sul quale orientamento, ordinamento, avrei qualche perplessità. Condivido con voi alcune altre pronunce. Che proprio nel senso, questo per esempio è il TAR Lazio, questa è una sentenza, adesso io ve la faccio vedere, purtroppo cerco di. Questa è una sentenza del TAR Lazio recentissima, cerco un attimo di farvi vedere. Vedete, questa addirittura è del 2 novembre, la 11.235. Qui addirittura il ricorrente chiedeva tutta una serie di documenti di accesso, era una questione simile a quella che ricordava anche la collega prima, per quanto riguarda un trasferimento per una mobilità. E allora guardate cosa dice il TAR, ed ecco la mia perplessità perché ho fatto quella premessa prima. Guardate che dice: la ricorrente ha presentato istanza di accesso, dopo il diniego opposto, ha reiterato la domanda ai sensi del 33. Quindi parliamo di accesso civico. Bene, e guardate cosa dice però, ed è questa la ragione che mi fa dire in maniera argomentata perché c'è confusione anche da parte, perché c'è confusione. Guardate, esiste in capo alla ricorrente un interesse qualificato, diretto, concreto ed attuale all'accesso alla documentazione richiesta. Ma questo non è accesso civico, questo è il 241. Allora, si sovrappone continuamente, ecco perché poi abbiamo delle difficoltà, perché qui il TAR sovrappone quello che è chiaramente un interesse qualificato, perché lo qualifica così, e dice, vedete, ai titoli dei candidati idonei sulla mobilità, perché col punteggio, perché potrebbe azionare in giudizio la perdita di chance. Però questo... E dice lo stesso, vabbè, qua è pacifico, dice i verbali dei colloqui, perché siccome i colloqui lei non li aveva fatti, questa era stata esclusa dalla procedura di mobilità, dice tu non hai interesse. Però qualifica come accesso civico una cosa che pacificamente però gli riconosce un interesse qualificato. Questa è la dimostrazione, ancora una volta, della, come dire, sovrapposizione che un po' troppo semplicemente facciamo, non noi qui, ma diciamo che si fa in generale, tra le due ipotesi, e quasi quasi si confondono. Questa è una sentenza invece, guardate, del Consiglio di Stato, questa del 30 ottobre 2020, sesta sezione, la 6657, vedete, qui addirittura si parlava di una richiesta a tutti. A tutti i permessi di costruzione, a tutte le licenze rilasciate da un comune. E dice qui va escluso il generico riferimento a precisate esigenze probatorie e difensive. E dice questo tipo di attività, vedete, alla fattispecie, pur dicendo prima che si
accoglie e si fa proprio l'indirizzo dell'adunanza plenaria, si dice l'istanza di accesso nelle successive osservazioni in sede procedimentale assolvono gli oneri motivazionali di allegazione di prova connotanti l'istituto dell'accesso difensivo. E allora, come dire, che cosa vale quello che ha scritto l'adunanza plenaria nell'adunanza numero 10? Nell'adunanza plenaria numero 10, dove si dice giustamente, vedete, questo è un punto in verde evidenziato molto importante, dice attenzione, la pubblica amministrazione deve esaminare l'istanza nel suo anelito ostensivo, evitando inutili formalismi e appesantimenti procedurali. E allora, insomma, come dire, se noi continuamente continuiamo a distinguere o a confondere e senza distinguere le due forme di accesso, secondo me avremo qualche problema operativo. Quindi la mia opinione, concludendo su questa parte e andando alle altre parti che abbiamo da dire, che sono molteplici, quindi secondo me come dire, l'accesso civico è sicuramente un diritto fondamentale che ha fatto pieno ingresso, come dice l'adunanza plenaria, nel nostro ordinamento giuridico, ma bisogna stare molto attenti perché si riferisce ad alcune categorie specifiche di atti, perché non è concepibile, secondo me, che tu hai la possibilità di, gli stessi provvedimenti, decidi se ti negano l'accesso civico, se ti negano l'accesso 241 per l'accesso civico, non hai quello qualificato, ma hai quello generalizzato. Mi pare che così non possa funzionare il sistema. Quindi il sistema funziona andando rigorosamente a valutare quello che è la natura e la qualità del documento. L'errore di fondo, e chiudo su questa parte, sta nel fatto che il legislatore, dopo aver scritto nel 2016 documenti ulteriori, non ha detto di che cosa stiamo parlando. Quindi, documenti ulteriori viene lasciato alla libera interpretazione della giurisprudenza, caso per caso o della stessa pubblica amministrazione. Questo secondo me va sanato, questo vulnus, per un motivo, perché non dobbiamo dimenticare che, tra l'altro, la pubblica amministrazione, questo è un problema che ci occupa poco come amministrativisti quantomeno, però è un problema serio, noi siamo avvocati e possiamo, diciamo, disinteressarci della pubblica amministrazione. Però non dimenticate che la pubblica amministrazione è legata ai funzionari pubblici a due disposizioni normative che sono fondamentali. Innanzitutto c'è l'applicazione, l'articolo 28 del 241, che vieta e sanziona la divulgazione di atti senza le regole dell'accesso, cioè dare atti a chi non ne ha diritto comporta sia una procedura disciplinare, sia soprattutto l'applicazione del 326 del codice penale che rimane in vigore per i pubblici dipendenti. Quindi attenzione, perché dire tutto a tutti in maniera indiscriminata, e attenzione, perché poi dare documenti a chi non ne ha titolo per il dipendente pubblico comporta ovviamente, tant'è vero che in alcune sentenze, poi vi farò vedere, anche quelle dove viene concessa l'ostensione dei documenti, il Consiglio di Stato, per esempio, dice: beh, però attenzione, perché gli atti, una volta ricevuti, non è che poi possono essere diffusi, perché stiamo parlando comunque di atti. Allora, se noi seguiamo il Tarpuglia e consentiamo che il contratto di locazione, piuttosto che un parere legale, piuttosto che un atto interno di una procedura, possa essere, come dire, accesso, possa essere oggetto di accesso civico, quindi senza un interesse qualificato, beh, poi però dobbiamo anche porci, come dire, chiunque può sapere tutto di tutti, e non è questo lo scopo del legislatore. Quindi ecco in sostanza il punto di ricaduta, secondo me, fondamentale. Ma andando oltre, per fare un passo avanti, diversamente poi la questione rimane ferma, ci sono altri punti che sono molto importanti. E io non metto in evidenza, ci tengo a precisarlo, io non metto in evidenza le difficoltà del legislatore e della giurisprudenza e i contrasti, come dire, per bacchettare qualche cosa o qualcuno, ma semplicemente per porre in evidenza come si tratta di una normazione confusa che ha bisogno di chiarimenti. Per esempio, l'istanza di riesame. Il legislatore non lo dice.
L'istanza di riesame non è previsto che ci sia un termine per l'istanza di riesame una volta che è stato fatto il provvedimento negativo. Tanto è vero che l'ANAC e la circolare della funzione pubblica che si sono posti il problema e hanno detto: ma visto che non c'è un termine nella legge, non possiamo superare i 30 giorni, perché se no andiamo a violare il termine di impugnazione. Ma questo chi lo dice? Questo mica lo dice il legislatore, questa è una convenzione che organi della pubblica amministrazione, per quanto qualificati, hanno stabilito. Quindi il legislatore potrebbe mettere mano, ad esempio, a questa disposizione normativa. Così come come dire, metto in evidenza un altro punto molto oscuro. Noi abbiamo, spero che voi vediate, questa è la circolare famosa 2/2017. La quale dice che sulle richieste massive e irragionevoli obbliga la pubblica amministrazione a, come dire, dialogare, questo si chiama il cosiddetto dialogo cooperativo, e dice: vedete, prima di decidere sulla domanda, l'amministrazione dovrebbe contattare il richiedente, assisterlo e quindi creare quello che si chiama, vedete, comma 8, questa è la circolare 2 del 2017 della funzione pubblica, lo obbliga, diciamo così, il dialogo con i richiedenti. Ovviamente è inutile dirvi che questo dialogo con i richiedenti è stato mal digerito dalla pubblica amministrazione. Perché chiaramente nel ristretto termine di 30 giorni, con tutto quello che hanno da fare, devono anche, come dire, dialogare prima di respingere una richiesta massiva. C'è una sentenza, ne cito una, perché è del TAR Puglia, ma poi questo principio viene riportato anche nel Consiglio di Stato successivamente. C'è una sentenza del TAR Puglia, la 234 del 2018, la quale dice che il dialogo con i richiedenti ha valore immanente nell'ordinamento e quindi rigetta, annulla, meglio, un rifiuto, un diniego di accesso, dicendo: tu astrattamente potevi negare perché era massivo, ma io annullo tutto perché non hai operato il dialogo con il richiedente. Questa, come dire, questa sentenza, questo filone interpretativo trova però, adesso vedo se riesco a farvelo vedere, trova una diversa interpretazione da parte, per esempio, del Consiglio di Stato, la quale in altre pronunce, questa è la pronuncia del Consiglio di Stato, dovrebbe essere la 5702 del 2019, dice, della sesta sezione, dice: attenzione, che vedete, il dialogo cooperativo, la soluzione concordata è una mera facoltà e non si riviene nessun obbligo nel 33-2013 perché trova riferimento in una circolare della pubblica amministrazione. Ora, per l'amor del cielo, noi tutti sappiamo che le circolari non hanno, diciamo, un particolare valore, però voi capite che un TAR e poi una parte del Consiglio di Stato dice che ha valore immanente, altre pronunce del Consiglio di Stato, tipo questa che vi ho citato, dicono: no, il dialogo cooperativo non è obbligatorio, è facoltativo. Capite che questo è un ulteriore tassello, un ulteriore elemento che dimostra come su questa materia forse il legislatore dovrebbe intervenire e non lasciare troppo spazio alle interpretazioni, per quanto autorevoli, per quanto corrette. Quindi io non do, i giudici fanno bene a interpretare le disposizioni secondo la legge e secondo la loro, come dire, valutazione. Però in ultima istanza, in questa materia così delicata che ha le ricadute, come vi dicevo prima, anche di carattere teoricamente di responsabilità, secondo me non può che riprendere vigore una normazione correttiva. Vi ricordo che non più tardi di un anno fa l'ANAC e il garante della trasparenza e il garante della privacy hanno chiesto esplicitamente al Consiglio di Stato una linea guida sulla sovrapposizione delle due disposizioni normative e
hanno chiesto dicendo oggettivamente si tratta di normative tra di loro che non dialogano. Questo non è ancora avvenuto, poi vabbè, la vicenda di Covid hanno probabilmente rallentato il procedimento. Questo per dire come effettivamente l'ultimo punto, uno poi vorrei non dilungarmi troppo, ma l'ultimo punto che volevo affrontare con voi era proprio quello che dice l'adunanza plenaria sulla, come dire, esclusione. Ecco, qual è la norma che citava la collega? Vedete, questo è l'articolo 53 del codice degli appalti. Il diritto di accesso, ivi compreso, vedete, parla di esecuzione, ecco perché non mi convince l'interpretazione del Consiglio di Stato. Perché, ripeto, pur nel rispetto più assoluto, come è giusto che sia, vedete? Il diritto di accesso agli atti delle procedure e di esecuzione dei contratti è disciplinato dagli articoli 22 seguenti a 241. Perché noi non dobbiamo considerare questa come una delle esclusioni previste dall'articolo 5 bis della 241? Non c'è nessun motivo. Perché il Consiglio di Stato dice, vedete, ferme restando. Come dire, l'accesso, la discipline specifiche, no? Escluso e poi, come dire, vedete, restano fermi gli obblighi previsti dalla normativa vigente. Allora il Consiglio di Stato fa un ragionamento che in parte convince, in parte no, perché dice una cosa che secondo me può essere ragionevole, dice, questo poi lo lascio alla collega, la conclusione sulla l'adunanza numero 10, dice... È chiaro, questo è un principio generale, fino a che il procedimento è in corso, allora accesso qualificato. Una volta che si è esaurito l'iter, allora forse cambia, no? La prospettiva, diventa accesso civico. E questo vale, lo stesso ragionamento viene utilizzato per esempio anche per l'accesso, pensate ai procedimenti disciplinari o ai procedimenti di natura ispettiva, dove una volta venute meno le esigenze di garanzia, tutta la giurisprudenza pacificamente ammette l'accesso agli atti finali o agli atti, una volta che il procedimento, persino quelli di natura ispettiva dell'Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza, vengono pacificamente resi accessibili, purché non collidano ovviamente con le esigenze investigative ancora aperte. Quindi il Consiglio di Stato, nella sua adunanza plenaria ragionata e ragionevole, secondo me esagera un po', perché io ritengo che l'articolo 53 sia chiaro. È ovvio, però, come dire, fa anche un'ottima motivazione, spiega le ragioni e giunge a dire che anche gli appalti pubblici sono soggetti ad accesso civico generalizzato. E allora torniamo al punto di partenza, cioè, ammesso che gli atti di appalto siano, perché a questo punto tutti gli atti di appalto, perché non è che solo l'esecuzione del contratto. E allora noi riteniamo che una planimetria, un progetto siano ammissibili, l'offerta tecnica sia accessibile con accesso civico generalizzato? Questo dice il Consiglio di Stato all'adunanza plenaria sullo sfondo. Certo, non lo affronta perché detta un principio di carattere generale. Ho qualche perplessità che questo possa, come dire, ho qualche perplessità io, ma è chiaro che l'adunanza plenaria ha una competenza molto più ampia della mia e soprattutto va rispettata. Detto questo, brevemente, se no vi tolgo tutto il tempo e questo non va bene, affronto un altro tema importante che riguarda, vedete, l'adunanza plenaria numero 19, la quale crea secondo me un po' meno problemi. Meno problemi perché parla solo ed esclusivamente di accesso 241 e sostanzialmente legittima l'accesso a tutta a tutti gli atti dell'anagrafe tributaria. E quindi, però, è stato detto prima, sullo sfondo noi abbiamo qui un giudizio tra coniugi, di rapporti familiari e quindi, come dire, ormai non è la prima adunanza plenaria. Però è importante che l'adunanza plenaria supera alcuni orientamenti più restrittivi. Qui la giurisprudenza è pacifica e quindi consente l'accessibilità, vedete, a tutte le dichiarazioni, certificati, contratti di locazione immobiliare a terzi e finanziari. Ma attenzione, l'adunanza plenaria numero 19, ripeto,
desta meno difficoltà perché è limitata al il presupposto e l'accesso della 241. Però vedete, se noi leggiamo a sistema, e questo è il punto, allora perché in questo caso questi documenti sono riservati solo alla 241? Allora vuol dire che esistono atti e documenti sottratti all'accesso civico generalizzato. E quindi, caso per caso, volta per volta, scopriamo quali sono. Forse, ecco, il criterio andrebbe reso un po' più esplicito. Ma dicevo, qual è il punto di ricaduta che mi lascia perplesso? Qua si affronta il problema, l'ho detto prima, l'ho anticipato, adesso volevo condividere con voi, spero che vediate a video le normative. Vedete, qui c'è un processo civile, ci sono dei giudizi civili in corso e giustamente si pone il problema. Ma se c'è un processo civile pendente, il giudice ordinario ha dei poteri di acquisizione documentale? È ammissibile l'accesso 241 alla luce di una ampia disamina? Il Consiglio di Stato, l'adunanza plenaria, dice sì. Nel senso che sono, come dire, la produzione documentale all'interno del processo civile è di carattere in parte volontario, in parte su istanza, però tutto sommato, come dire, non consente spesso al soggetto richiedente l'acquisizione reale dei documenti. E quindi il Consiglio di Stato, correttamente, secondo me, diciamo così, sulla logica difensiva, prevede la possibilità che, nonostante la pendenza di un processo civile, di un giudizio civile, e quindi in disparte la posizione documentale da parte, sto andando al punto, vedete, questo è il punto. Ecco, emerge la differenza tra l'accesso agli atti, però attenzione, con la 241, e gli strumenti di acquisizione del codice di rito civile. Quindi, in realtà dice, guardate che gli strumenti di acquisizione probatoria si muovono all'interno del processo, non sono autonomamente impugnabili, come dire, tu li puoi impugnare solo con il vizio della sentenza, ma invece l'accesso 241, e su questo io condivido, sono, come dire, più ampi perché tu, acquisendo i documenti o la documentazione probatoria, potresti anche decidere di non fare il giudizio. Cioè, alla fine l'informazione, l'acquisizione documentale, ed ecco perché secondo me questo è il vero punto che può denotare e dimostrare la coesistenza dei due sistemi. Qui, secondo me, è più corretto. Cioè si dice, tu hai diritto ad acquisire tutti i dati. Anche se non hai un giudizio pendente, questo ormai è pacifico, però devi dare la prova che ci potrà essere un giudizio, cioè che tu hai un interesse qualificato all'acquisizione del dato. Poi ormai sono decenni che la giurisprudenza ha chiarito che il giudizio non deve essere incardinato, può essere anche, come dire, solo prospettato, però ti può servire l'acquisizione documentale per valutare se fare o meno il ricorso. Se fare o meno l'azione. Quindi ti dà quella consapevolezza, quella conoscenza che io ritengo sia assolutamente corretta. L'unico punto, lo ribadisco, sul quale, come dire, ho qualche dubbio, è, come dire, ecco, cioè laddove ci sia, vedete, il criterio di specialità, non esiste, quindi diciamo. Questa è una sentenza molto interessante, l'adunanza plenaria numero 19, perché alla fin fine riconosce che esistono atti accessibili. L'unico dubbio, l'unico, per l'unica perplessità che rimane, ma ripeto, qui è più un problema di ordine sistematico, è conciliare l'accesso documentale durante il processo, perché prima, ma se. Oppure, forse questo andrebbe chiarito meglio, cerco di essere più chiaro io, cioè fino a quando il giudice della causa civile non si è espresso sull'ordine di acquisizione documentale,
diciamo che si può ritenere ammissibile, ma una volta che il giudice civile ha espressamente vietato l'acquisizione o negato quell'acquisizione documentale, possiamo ritenerla comunque accessibile con il sistema extraprocessuale della 241? Il Consiglio di Stato dice di sì, con qualche perplessità, perché diversamente in questo caso abbiamo la coesistenza di un sistema sostanziale, un sistema processuale che secondo me qualche problema di coordinamento ce l'hanno. Ma ripeto, questo riguarda per fortuna il giudice ordinario. Voi sapete che nel 116 noi abbiamo un problema di vero, abbiamo 116 del CPA consente di fare l'istanza di accesso in corso di causa nel caso, nel processo amministrativo. Quindi noi abbiamo una norma specifica, però, essendoci anche la giurisdizione amministrativa, ovviamente. Nel caso del processo civile è corretto sostenere la piena accessibilità anche dall'esterno, diciamo in concomitanza col rito civile. Ripeto, qualche dubbio laddove il giudice si sia espresso in maniera chiara sulla non necessità o sul divieto di acquisizioni addirittura di quei dati patrimoniali. A quel punto non so come potrebbe sussistere un interesse qualificato di fronte a una pronuncia di un giudice che l'abbia espressamente negato. Il Consiglio di Stato dice che comunque sono paralleli e concorrenti, ma questo, ripeto, è solo un punto di domanda al quale non ho e non sono in grado di dare una risposta. Conclusivamente, dal mio punto di vista, per non tediarvi, per far completare anche alla collega e lasciare spazio anche ad eventuali domande, io ritengo che le adunanze plenarie siano molto ben argomentate, ma lasciano dei punti aperti di domanda, e io ritengo che soprattutto l'applicazione concreta che ne hanno fatto poi in altre pronunce successive, per esempio, vi ho citato quella del 2020. La sentenza, che ora riprendo un attimo perché a memoria non mi ricordo qual è, l'ultima del Consiglio di Stato, anche la 6657 del 30 ottobre della sesta sezione, la quale poi alla fine però pretende una motivazione, una spiegazione di qual è l'interesse qualificato. Poi ci sono tante sentenze, ho fatto una piccola ricerca ieri a scopo così anche esplorativo, e per esempio ci sono delle sentenze anche recenti del TAR Campania, per esempio, rispetto a alcune istanze di accesso agli atti, una delle quali ha prodotto anche, c'è anche la sentenza in appello, dove addirittura ci chiedeva tutte le licenze commerciali rilasciate dal comune negli ultimi 10 anni. Ecco, voi capite che se poi noi legittimiamo un accesso civico generalizzato di questa dimensione, di questa fattispecie, a qualunque provvedimento, a chiunque, probabilmente, secondo me, non andiamo nello spirito originario del legislatore, spirito che, attenzione, si desume leggendo le norme. Perché, attenzione, non è che noi abbiamo fatto un ragionamento qui fondando su elementi, no, leggendo le norme, atti ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione. Ma se esiste la 241 ed esiste il 33-2013, ci deve essere qualche cosa, qualcheduno che ci dovrà dire quali sono gli atti ulteriori perché per i quali si fa accesso civico che non è motivato e quelli che sono gli atti, come dire, oggetto invece di una motivazione, di un'argomentazione, anche perché se, come dice il Consiglio di Stato, se tu fai la 241, l'amministrazione non te la può convertire ed è una conquista recente, però poi dici che basta farle entrambe, perché se le fai a nome di entrambe le norme è chiaro che l'amministrazione deve comunque valutarle in un senso o nell'altro, e allora questo poi trova una facile risoluzione che tutti noi d'ora in poi faremo l'istanza ai sensi del 33 e della 241. E quindi alla fine, come dire, è tutto indifferenziato, secondo me non può essere così. Grazie.